Messaggio dei pastorelli di Fatima, Giacinta e Francesco, dato a Mario D'Ignazio, il 1 febbraio 2024. Amati fratelli in Cristo, siamo qui per voi. Ascoltateci. Siete in giorni bui, di sventura, tribolazione, prove e sciagure. Guerre divampano nei cuori. Fatima, il divino appello non accolto, proprio come Brindisi. Pochi credono, pochi amano e riparano, pochi ci invocano. I tempi stringono, e la bilancia è pronta per giudicare i popoli e pesarli. La Russia, se non si convertirà, accenderà una grande rivoluzione, e Dio permetterà tutto ciò. La Russia si converta al vero credo cattolico. Basta scisma col vero credo. Maria apparve a Fatima chiedendo conversione a tutti, e in special modo alla Russia. I tempi sono brevi, pregate. Fatima continua ora a Brindisi, presso il giardino delle grazie più pure, dei miracoli e delle guarigioni. Corrispondete all'appello di Brindisi, vera apparizione, calpestata dagli iniqui e servi di Satana, ma amata dai piccoli, dai semplici. I veri mistici credono a Brindisi e la difendono. I falsi mistici ed impostori, guidati da Satana, la screditano, insultano, denigrano, diffamano ingiustamente. Accecati da Lucifero e dal denaro, peccano di simonia. Sono superbi, invidiosi, gelosi e votati alla menzogna. Pregate, credete a Brindisi, vera rivelazione mistica e celeste, e diffidate dei falsi mistici che la perseguitano, difendendo la falsa chiesa e l'impostore. Vigilate, non fidatevi di costoro, non seguiteli e non credete loro. Non sono dei nostri, ma di Lucifero. Quando parlano male di Brindisi sono di Satana. Empi, iniqui, malfattori e menzogneri. Strumenti del maligno e sue emanazioni. Non seguiteli. Noi non li conosciamo. Seguite Fatima, che continua a Brindisi, rivelazione soprannaturale. Satana ha i suoi profeti e servitori, e chi difende la falsa chiesa è suo. Vigilate. Diffidate di costoro, poiché vi portano falsità e fuori strada. Non ci sono in costoro verità, ma menzogne. Non seguiteli, e non sosteneteli. Peccano contro lo Spirito Santo, dicendosi nostri strumenti, quando noi non li conosciamo affatto. Impostori, bestemmiano contro il cielo. Chi difende l'impostura romana è falso e di Satana. Quando un confidente è vero, non difende l'impostura. Si sente che molto in loro non va. Attenti, noi non li conosciamo. Operano per loro interessi, vanagloria, per apparire e per denaro, per follia. Peccano di simonia. Falsi profeti seguiti dai falsi credenti eretici e mondani. Non ascoltateli, né appoggiate. Shalom, eletti dei tempi finali.